Ma sono scarpe adatte, devo essere sincero, Max. Secondo me persone che pesano meno di 75 kg, ma direi anche sotto i 70, perché. Ho voluto aspettare qualche giorno prima di recensire queste Tempo Next Percent, soprattutto perché volevo verificare quale fosse il risultato della trimestrale Nike. Nulla di che, in effetti hanno annunciato il lancio delle Invincible, di cui abbiamo già parlato qualche giorno, e aspettatevi la recensione completa tra pochi giorni. È da sottolineare il fatto che sono state anche lanciate l'Element React, pensate per il pubblico femminile. Ma a parte questo, e a parte il fatto che comunque non è andata tra virgolette benissimo la trimestrale, nel frattempo c'è sempre il mio mitico coniglio qua sotto, perché di fatto hanno avuto problemi di distribuzione, di consegna dei prodotti e di conseguenza non è andato tutto come doveva andare, ma al tempo stesso sappiamo che Nike è un colosso che sta migliorando, a livello distributivo, a livello di digitalizzazione, che è uno dei trend fondamentali che prenderanno piede soprattutto nel mercato della corsa, ma non soltanto. Dicevo, queste Tempo Next Percent di cui abbiamo parlato facendo una prima pre-recensione ad ottobre e di cui vi ho raccontato tutte le caratteristiche, ho incontrato nel weekend scorso Andrea che ci ha raccontato cosa ne pensa di queste scarpe, come si sono comportate nella corsa dopo circa 200 km. Vediamo cosa ci ha detto. Io nel frattempo vado a dar da mangiare al coniglio, ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, nei prossimi giorni faremo ulteriori recensioni dettagliate. Sempre che il coniglio ce lo permetterà, cercherò anche di farlo saltare nuovamente, però no, questo non lo posso promettere. Mizzi, che io non vedo l'ora di arrivare in albergo e mettermi a dormire. Andrea, so che stai andando a Firenze e non vedi l'ora di arrivare in albergo e metterti a dormire. Cosa ne pensi di queste Tempo Next Percent? Allora, diciamo che è stata una, come posso dire, un'evoluzione della Zoomfly 3, pensavo, invece no, perché adesso uscirà la Zoomfly 4. Non so se è stata una prova di Nike o altro. Diciamo che è uscita la scarpa, l'Alpha Fly, che era la scarpa, l'ammiraglia di casa Nike per le gare da prestazione, diciamo, e questa qua doveva essere la scarpa da allenamento o per le gare meno importanti. C'è il coniglio che si sta mangiando quello che non deve mangiare. Vediamo se è stata una prova di Nike o altro, perché vediamo quest'anno se lanciano la Tempo Next 2 oppure rimarrà solamente una prova. È una scarpa interessante perché ha portato lo Zoom X che la Zoomfly 3 non aveva, e vabbè, lo Zoom qua davanti, i cuscinetti come l'Alpha Fly, è stato un esperimento, direi, non male. A chi sono adatte secondo te queste scarpe? Ma sono scarpe adatte, devo essere sincero, Max. Secondo me persone che pesano meno di 75 kg, ma direi anche sotto i 70, perché sono scarpe comunque da usare per velocità, sono scarpe che hanno comunque una piastra all'interno e diciamo che si snervano, tra virgolette, se pesi troppo, e comunque non ne trovo una grossa utilità per una persona che pesa abbastanza. Tra virgolette sono un po' estreme, è vero che abbiamo sempre detto che tutta questa parte di gomma aiuta ad ammortizzare, però è una scarpa comunque per atleti che già corrono abbastanza forte, anche perché il problema di queste scarpe è che hanno le piastre che non sono molto flessibili, quindi risultano abbastanza pericolose per chi non ci sa correre bene. Quindi io credo che degli amatori abbastanza evoluti, direi sotto i 4,15 sulla mezza maratona le possono usare tranquillamente, sopra diventano delle scarpe un po' problematiche secondo me. Ma in generale loro e dalle Zoomfly, tolgo le Vapor perché alla fine le avevano fatte super morbide apposta per farle utilizzare a tutti. Però queste qua sono scarpe un po' più specialistiche.
Invece per quale distanze le utilizzereste e soprattutto su quale tipologia di terreno? Ci hanno detto che hanno problemi, visto che hanno un'altezza di 45 mm nel tallone, nel caso in cui uno voglia correre sui marciapiedi o debba correre in strada, in città. Forse te l'avevo già detto anche in privato, non ci correrei sui marciapiedi con queste scarpe, sono scarpe da allenamenti abbastanza tirati, anche i ragazzi che seguo io gli dico sempre che quando si fanno i lavori si fanno su un percorso il più piano possibile, quindi sicuramente fare su e giù dei marciapiedi non è il loro scopo per cui sono state create e pensate. È una scarpa da utilizzare in pista o su asfalto, ma su percorsi misurati e pianeggianti, quindi direi che secondo me il problema non si pone di utilizzarle su e giù dei marciapiedi. In pista vanno via benissimo, io l'ho provato su anelli in asfalto e vanno via benissimo. Secondo me anche in curva tengono bene, anche perché sono molto, forse troppo precise come tomaia. Sono scarpe da correre di avampiede, diciamo che la parte dietro serve solamente a proteggere, però la spinta la date in avampiede, quindi se fate delle curve dovreste caricare abbastanza in avanti. E invece per quali distanze le utilizzeresti? Fino a che distanze le utilizzeresti? Sappiamo che comunque utilizzarle in pista va benissimo, ma su strada cosa dici? Ma in strada le utilizzerei massimo fino alla mezza maratona. La maratona mi sembra troppo impegnativa con queste scarpe. Forse anche le Zoomfly sono un po' più troppo durette. Diciamo che spingono abbastanza, però tra virgolette stancano un po' il piede, quindi io tipo soffro di formicolie al piede dopo, quando faccio una distanza un po' troppo lunga con queste scarpe. Diciamo che ti addormentano un po' il piede, al contrario delle Vapor, che per chi le ha provate, che sono molto più morbide, non so come spiegare, ma tengono anche il piede relativamente fresco. Queste invece mi fanno venire i crampi alle dita dei piedi dopo un po' di utilizzo. Quanto credi che sia la durata di questa scarpa, sapendo che non ha la piastra in carbonio ma in nylon e di conseguenza in teoria dovrebbe durare di più? L'abbiamo detto anche per le Vapor, alla fine la prestatività della scarpa dura circa 300 km, ma dopo le potrei usare per andare a fare i leading o gli allenamenti. Il problema qua si ha secondo me il grosso dubbio è lo zoom qua davanti, il cuscinetto che rischia di bucarsi, e rimanendo così abbastanza aperto perderebbe un po' la sua ammortizzazione, il suo scopo. Per il resto secondo me arriveranno sui 500 km, non di più, e poi per assurdo le potrei usare comunque per farci dei lavori al fartlek senza sperare di utilizzarle per fare delle prestazioni. A livello di numero invece cosa dici? Stesso numero o mezzo numero in più? Sappiamo che la tomaia è particolare, quindi ci chiedevamo se effettivamente suggerivi qualcosa di diverso. Diciamo che lo stesso numero è super super preciso e non so se azzarderei un mezzo numero in più, dipende un po' voi, se volete una scarpa un pochino più larghina forse il mezzo numero in più, sicuramente non ci navigate dentro, con lo stesso numero siete molto precisi. Non so se sei d'accordo, Max. Sono assolutamente d'accordo, il coniglio mi sta mangiando il piede. No, sono assolutamente d'accordo, credo che questa scarpa però venga utilizzata soltanto per corse veloci, quindi ci può stare anche lo stesso numero. Facci paura di quel coniglio. Eh no, non so, se mi mangia il piede siamo in difficoltà. E invece quali sono secondo te i punti di forza e debolezza di questa scarpa? Allora, il punto di forza è che comunque è una scarpa veloce, è una scarpa che, ripeto, non so se andrà a sostituire la Zoomfly oppure no, è comunque una scarpa che mantiene tutte le capacità, tutte le cose positive di una Zoomfly. Dovete vedere Max che paura che ha di quel coniglio super feroce. No, dicevo, ha tutte le qualità della Zoomfly, e in più ha, diciamo, lo ZoomX, che male non fa sempre su un paio di scarpe.
E scusami Max, i lati negativi secondo me il prezzo che è folle, perché davvero 200 euro per una scarpa comunque da allenamento o comunque da gara, diciamo che potrei farti una lista di almeno altre 5-6 scarpe meglio di questa a un prezzo più basso. L'altra cosa negativa è che sono un po' scomode da mettere. Anche le Alpha Fly hanno sto grosso problema che non c'entra il piede praticamente, quindi devi avere un calzascarpe per metterle su con comodità. E in effetti Andrea, quali altre scarpe intermedie suggeriresti al posto di queste Next Percent? Non sono serio, non riesco. C'è Max che davvero è... c'è questo coniglione che gli gira intorno. No, le scarpe super simili sono le Zoomfly, infatti davvero è una scarpa praticamente identica. Un'altra scarpa molto simile, la Rincon 2. Guarda, non mi viene in mente altro, perché comunque stavo pensando alla Nova Blast, diciamo come ammortizzazione possiamo star lì, però questa qua è un po' più dura, diciamo, un po' si sente comunque che ha dentro la piastra e questo zoom che la rende un pochino più dura, un pochino tra virgolette più reattiva, diciamo. Invece ultima domanda, Andrea, ci hanno chiesto quando testeremo le Zoomfly 4, soprattutto se sai già quando escono, visto che noi più o meno prevediamo di fare delle recensioni Nike quasi sempre. Prevediamo il futuro. No, e ho visto qualche concept in giro, sembravano praticamente identiche alle Zoomfly 3, tanti sono stati contentissimi di avere le Zoomfly 3 e quindi credo che Nike si sia sentita in dovere. Io pensavo che avessero continuato poi con Alpha Fly, simile alle Alpha Fly e simile alle Tempo Next, almeno per un'altra edizione, invece mi sa che vogliono ritornare indietro, perché la Vapor Next 2%, non so come cavolo la chiameranno, sta per arrivare e sta ritornando la Zoomfly 4, quindi credo che vogliano fare un passo indietro. Molto probabilmente usciranno assieme, come era successo per l'uscita delle Zoomfly 3. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima e speriamo che il coniglio riesca a mangiare di più e non te. Va bene, ciao, alla prossima. Ciao, alla prossima.